Eccomi qua, buongiorno. Allora, tappa di riposo e mi sono mangiato la pasta di sciupa. Adesso comincio a parlare. Allora, sono qua di fianco con Ottavio. Non è che gli ho offerto questo pranzo, ma ne avanza uno sicuramente per l'aiuto di ieri. E addirittura, di qua c'ho il grande Yader. Ciao a tutti. È stato famoso anche Yader. E è una super tavolata. Meccanici, piloti, fotografi, massaggiatrice, tecnici, esperti e tutto e via. Quindi ce ne stiamo godendo questa giornata di riposo che ci voleva. Una pasta asciutta nostra, anche se al bivacco niente a che fare, non fanno le paste asciutte italiane, ma... L'invito di RS Moto. RS Moto ci ha invitato a questa pasta italiana. Adesso qua vedremo come fare. Cioccolato, c'è di tutto e via. E cosa dire, giornata di riposo ci voleva e domani riprendiamo. Mancano 6 tappe, abbiamo superato la metà, 6 tappe di cui domani mi sembra col chilometraggio è ancora una decisa, 500 tosta. E quindi cosa vuol dire? Sassi. Però lo scherzo di una volta era quando erano lunghe, erano un po' più facili, quelle corte impestate. Domani chissà, è lunghina, potrebbe essere anche fattibile, ma dopo ce ne sono di 3-4 di corte. Tavio, sei pronto a darmi una mano ancora? Oh, devo ringraziarlo. Ieri, ma no, niente, una buca stranissima, la sabbia che sembrava dura perché era piovuta, invece mi sono insaccato dentro. No, ma perché voi dovete sapere che Franco fa delle traiettorie tutte sue, ma è bravo perché non fa fatica, lui passa nelle dune dove non si fa fatica, più lungo funziona, però sempre, non fa fatica. Sempre funzionato. E io detto, cioè, non voglio far fatica, seguo Franco, per cui eravamo fuori traiettoria, se non ero io se per caso non fossi stato lì a seguirlo, era ancora lì con la testa. Io che arrivo dopo, cioè la traccia con scritto Franco, con lo stencil, gira, perché è quella che gira larga larga. Si sente il suo profumo. Oh, no, la vostra giovinezza o il vostro polso da saltare via tutto, devo accontentarmi di quello che ho. Il mezzo va anche bene, ma il polso è la differenza. Le spalle, il polso e tutto. Voi siete giovani, potete comportarvi così. Da lì però ho visto una cosa che tanto me l'avete detto voi, ma c'ho tanti che seguono, o comincio a vedere adesso delle tracce già prima, perché non è che arrivo prestissimo, ne vedo delle tracce all'esterno, quindi vuol dire che hanno capito che la mia tecnica funziona. Fabio, e te? Torni o non torni in corsa? Continui a venire a fare l'autista. Dio, l'autista per sempre. E va, l'autista per sempre. Male. No, è dura. Però. Senti Alex. Oh, Mauri. Alex. Ciao, no, Francone. Lorenzo. Mezza l'autista del camello. Ma la camelia cosa ha fatto? La camelia, ho visto la camelia con cilento con camion. Va bene. Ha toccato con camion. Gli è passato sopra, il camion gli è passato sopra. No, mi ricordo l'anno scorso è stato l'autista di quel camion, della camelia, che poi è esploso e c'è stato quell'attentato. E quest'anno ancora in collaborazione con lei, ho visto una chat dove aveva toccato un camion, la camelia, che non so se è da dire italiana o è francese. Tutte e due. Dipende dalle tasse, dipende dalle. È tutto. Bene, ecco dai, questa dormito tutta stamattina, ho fatto una mega doccia, adesso la mega pasta asciutta e adesso bisogna cominciare a lavorare, a preparare giornata e gli altri 6 giorni, che vuol dire preparare tutto. E poi, beh, ve la racconto giorno per giorno fino alla fine. È una settimana, è l'ultima settimana. Sembra appena iniziata e siamo già alla fine, quasi. No. Speriamo. Yader, cosa dici? Continuiamo come abbiamo fatto e va bene così. Ci divertiamo e via, dai, quello è importante. Ciao, buona giornata a tutti.